Sono fondi per le cosiddette grandi opere, quelli arrivati anche alla SASI, la società che gestisce il servizio idrico di 87 comuni, un finanziamento destinato soprattutto alla sorgente del Verde, che potrà essere potenziata a vantaggio anche delle altre sorgenti. La cifra complessiva è di 41 milioni e 500 mila euro. I bandi stanno uscendo in questi giorni. Servirà per la realizzazione di un piccolo potabilizzatore che abbiamo in mente di utilizzarlo solo in casi estremi. Saranno finanziate la cosiddetta terza canna. Avremo la possibilità intanto di mantenere nel maggior modo efficiente le due già esistenti, intervallando sia su una volta su una, una volta sull'altra. E questo ci consentirà anche di mitigare al massimo le interruzioni da rotture. Anche se ci saranno rotture, si riparerà su un tubo, avremo la possibilità di deviare quell'acqua su un altro. Rispetto al momento attuale sulla crisi dell'approvvigionamento idrico, Tutta l'esperienza che abbiamo su questa sorgente, che deriva anche dai dati che ci sono stati lasciati dalla Cassa del Mezzogiorno, successivamente con il consorzio acquedottistico del Chietino, e quindi ci dicono che abbiamo toccato il cosiddetto fondo, cioè non dovremmo scendere più sotto a queste 800 litri al secondo, che come ben sapete accompagniamo ormai da oltre un anno con il campo Pozzi che è situato adiacente alla nostra sorgente principale, con quattro pozzi che ininterrottamente abbiamo attivati da più di un anno. Quindi con questa stabilizzazione da oggi in poi dovremmo cominciare soltanto a risalire. interventi in corso anche per rilevare la condizione delle condotte nei comuni di Guardia Grele, Orsogna, Filetto, Casa Canditella, San Martino sulla Marrucina, Palombaro e Penna Piedimonte. Si sta inoltre lavorando su progetti importanti anche su Lanciano e Ortona, procedendo a un'accurata indagine per rilevare le perdite.